promuovere il valore della meritocrazia e celebrare coloro che emergono grazie alle loro capacità. Questo è l'intento della Notte dei Talenti, un evento al quale la nostra Tati Rossi non poteva mancare. Questa sera siamo all'Auditorium di Milano per la Notte dei Talenti, un'iniziativa promossa dall'Associazione del Forum della Meritocrazia, presieduta dall'ingegner Arturo Artom. Vedremo questa sera la premiazione di 10 giovani talenti, i quali hanno saputo affermarsi nei rispettivi ambiti lavorativi grazie alle loro capacità e al loro impegno. Matteo, Achilli, imprenditore. Anche le più grandi idee possono morire. La chiave del successo sono senz'altro i miei ragazzi che hanno creduto in me sin dall'inizio e tuttora rendono Egomnia una realtà. Una frase che mi ispira nel mio lavoro è "Questo è il nostro momento", riferito a noi giovani. Il più grande obiettivo raggiunto è quello di aver fatto capire ai giovani e alla mia generazione che c'è speranza nel futuro. Il mio obiettivo da raggiungere è rendere concreta questa speranza a livello mondiale. Matteo Achilli, tu sei uno studente bocconiano, sei il più giovane fra talenti che questa sera verranno premiati, hai soli 20 anni e hai già fondato un sito, vuoi parlarcene tu? Esatto, io ho lanciato da 2 mesi questo startup egomnia.com che ha avuto un successo incredibile. Il sito ha la funzione di far interagire domanda e offerta di lavoro in un modo innovativo, quindi utilizzando le nuove tecnologie dei social network proprio a fini professionali. Nel giro appunto di 2 mesi abbiamo 30.000 utenti e 200 società, persone hanno già trovato lavoro, quindi stiamo scrivendo una bella pagina della storia italiana del web e continuiamo a farlo. Siamo un team di ventenni che lavorano duramente e chi ancora studia, quindi è senz'altro una bella storia da raccontare. Quindi potremmo definire Egomnia un ponte di interazione fra le aziende e i laureati, i laureandi, insomma li mettete in contatto. Esattamente, è come se li mettessimo in piazza tutti insieme a parlare, a comunicare. Hanno infatti il contatto diretto, si supera quella sorta di sito raccoglitore di curriculum che adotta delle tecnologie ormai superate. E adesso le maggiori tecnologie sono utilizzate da Facebook, Twitter, quindi colossi americani che però sono utilizzati per mission differenti, quindi perché non utilizzare questa forte tecnologia all'avanguardia per qualcosa di veramente costruttivo? Possiamo quindi definirlo un mist tra il social e il professional network? Esattamente, è una fusione fra quello che è Facebook e LinkedIn, però migliorandone un po' i problemi e diciamo le funzionalità, rendendolo più adatto a quella che è la mission di Egomnia. Logicamente il lavoro ce n'è tanto, quindi abbiamo lanciato da poco e stiamo lavorando tantissimo per renderlo un colosso a tutti gli effetti. Senti, ma a 20 anni che effetto ti fa essere chiamato lo Zuckerberg italiano? È sicuramente qualcosa di sorprendente. Io raccolgo questa bella nomina e cerco comunque di arrivare un giorno a un nuovo Achilli più che un nuovo Zuckerberg, quindi vorrei anche laurearmi e fare, diciamo, imparare dai suoi errori. Ricordiamo ai nostri telespettatori il sito esattamente. www.egomnia.com. Grazie Matteo. Grazie a voi.